Bella ragazzi, oggi Maxi sfida cono della Kit Kat contro il cono della Kinder Bueno. Chi la spunterà? Venite con me. €4,49 la scatola, esattamente €18,10 al chilo. Pesa 248 grammi. Eccolo lì, mentre il Kit Kat pesa 253 grammi, 253 grammi, €5,49, esattamente €21,70 al chilo, a proporzione di peso, 253 contro i 248, direi che è più conveniente il Kinder Bueno, anche se pesa leggermente di meno. Partiamo con il packaging Kinder Bueno. La scatola, beh, la scatola secondo me è più bellina questa, guardate che bella packaging, guardate che bella la scritta, è facile da trasportare, bella solida, è proprio piccolina, ti dà il senso di sicurezza, mentre questa della Kit Kat ti dà un senso un po' di disordine, vedete, a parte l'immagine che è carina, però la scatola in sé, il packaging non mi piace, troppo grosso e anche non troppo comodo da portare. Quattro coni sia qui che quattro coni sia qui. Ora andiamo all'apertura. Intanto ragazzi vi volevo ringraziare perché siamo quasi 500, stiamo crescendo di tanto e sono molto contento di questo, vi voglio ringraziare. Ho preso qualche altra attrezzatura che mi deve arrivare per alzare ancora di più la qualità dei miei video. Tutto quello che vedete che faccio, faccio tutto da solo, sia il montaggio che le registrazioni, non ho nessuno che mi aiuta, quindi è tutta fame del mio sacco. Spero tutta questa fatica venga apprezzata e vi ringrazio un casino. Allora partiamo con Kinder Bueno. Vedete, la scatola è molto bella, piccolina, comoda, cioè guardate che figo che è il packaging. Andiamo all'apertura. Finalmente una carta che si toglie dal cono, perché tutti quelli che provo mi matto a toglierci la carta. È mignon, cioè è piccolissimo, praticamente la cialda è larga 2 centimetri 3 centimetri, è piccolissimo. Ragazzi, è buonissimo, è un Kinder Bueno proprio gelato, ma sa proprio di Kinder Bueno, è buonissimo. Madonna, che bomba raga. Questo disco qui sopra è proprio uno spettacolo, si sente un sacco il cacao, si sente il retrogusto proprio della nocciola. Madonna, è una bomba, non l'avevo ancora provato, ma è scioccante. Qualcosa che è troppo piccolo, due morse già bello e finito, non c'è niente, cioè è minuscolo, però è una bomba, strabuono. Gelato morbido, va giù bene, un sacco saporito, il giusto, non ti mette neanche troppa sete. Sapete che il gelato dopo un po' ti mette sete. L'unico difetto è che è un sacco piccolo. Vediamo nel cono questa parte qua finale, il cioccolato che rimane un pelo duro e si mischia perfettamente con col cono. Raga, per me questo ha già vinto. Ora proviamo quello della Kit Kat. Il Kit Kat è un cioccolato che in realtà a me non è che fa impazzire più di tanto, preferisco altri tipi di cioccolato, quindi già io non sono amante del Kit Kat in sé. Però proviamo il gelato. La scatola è un po' grossa, un po' scomoda, però si è aperta anche abbastanza facilmente. Questo qua è il gelato, bello il packaging, guardate un po' bello la struttura come è fatto, se lo gioca molto bene con l'altro. Andiamo all'apertura, vediamo se si apre bene come si apre quello del Kinder Bueno. Vedete già la carta, questo non si è aperta bene perché è rimasta tutta attaccata al cono rispetto all'altro, vedete è rimasta ancora attaccata, guardate un po'. Questo porta già a una negatività. Guardate, guardate, guardate come si apre. Vedete, si spacca tutto, saltano i pezzi. Come presentazione, cioè, raga, questo è veramente, veramente molto più bello. Guardate che bello col Kit Kat dentro. Poi è perfetto. Non c'è niente che cambia. Bellissimo. È più grosso perché vedete, è molto più grosso anche la parte. Qua saremo più o meno intorno ai 5 cm rispetto all'altro che è proprio piccolo, 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 piccolo. Quello della Kinder Bueno. Andiamo all'assaggio. Raga. Però anche questo se la gioca, eh. Questa parte qui bianca è polvere, cioè è panna montata, è buonissima. Non la senti neanche quando ti entra in bocca, cioè è proprio buona. Raga, se la giocano, se la giocano. L'unica cosa è che secondo me il Kinder Bueno, il gelato Kinder Bueno, è strutturato meglio, cioè ha proprio più parti che dividono. La senti la parte più dolce, la parte meno dolce, la cioccolato, la nocciola, la senti la differenza. Qui ha più un sapore semplice. Il Kinder Bueno, non so, dà la sensazione che sia lavorato, cioè ci sia del lavoro più dietro. Qui dà più la sensazione che metto una panna, metto il cioccolato sopra, metto un Kit Kat dentro e bello finito gelato. L'unica cosa, secondo me, è quella. È buono.
No, secondo me non è buono come l'altro. Devo togliermi le voglie, preferisco tutta la vita l'altro perché mi toglie proprio la voglia di gelato e di dolce. Questo non ti toglie la voglia tanto come quell'altro. Se avete domande, scrivetemi un commento. Cosa ne pensate? Se preferite uno o l'altro, siete amanti del Kit Kat, amanti del Kinder Bueno. Se vi piacciono i miei contenuti, scrivetemi qua sotto, raga. Se devo provare qualche gelato in particolare, scrivetelo nei commenti che lo provo. Dai. Pregi del Kit Kat. Che è un po' più grosso, quindi ha la parte sopra che è più spessa, c'è più da mangiare. Difetti, il cono che si è sbriciolato e l'apertura. Pregi il Kinder Bueno, che è buono, che si apre molto più agevolmente, che il cono è molto più duro. E difetti che, ahimè, è troppo piccolo. Cioè, veramente, ragazzi, dai, è due morsi e bello è finito. Bella rega, per me è tutto. Se vi è piaciuto il video, spaccate il tasto like, mi date una grossa mano. E iscrivetevi al canale perché proverò tante altre ricette. Poi vado a provare delle saghe, vado a provare ristoranti, insomma, il food è nel centro del mio canale, anche se poi porterò nel tempo altri contenuti. Se avete domande, lasciatemi un commento qua sotto e io vi risponderò a tutti, promesso. Bella regals, ciao.